126? Sì, il codice devoto è il codice di Santa Agata. Qua dentro? Sì, ma nel 1776 le sacre reliquie vennero ricostruite con il E questo qua che cos'è? Questo invece è un sarcofago, con l'altro, sono due versioni di sarcofagi, che nel 1758 stava nella della città e ancora tirato su per gli stati canonicali. Dove erano? Al centro. Al centro dell'altare? Sì, sopra gli stelli canonicali. Ma per ricordo, antichi affreschi furono rimossi e collocati nella Cappella della Madonna. Ah. Allora, il più facile sarcofago, che è questo, ha dimostrato di contenere sia una delle sue di Federico III di Aragona, il re, suo figlio Giovanni Duca d'Atene, il re Ludovico, la regina Maria e suo figlio Federico e Federico IV. Mentre l'altro sarcofago... Quindi qua dentro c'è seppellito un re sei di urne. Sicilia. Sei urne. Sei urne. E c'è il re di Sicilia. Sì. Il re di Trinacria. E lì? Lì invece è l'altro sarcofago che ha finito da un'arcata, scalpellato e quasi aumentato nel volto della defunta. La regina Costanza è morta di parto nel 1363, moglie di Federico IV di Aragona. Nel regno invece possiamo notare quando era anticamente la cattedrale normanna. Mentre lì... E qui chi ci rappresenta, no? Qui che cosa rappresenta? Beh, tutte le sei urne, ma è proprio quale, cioè, che non si capisce molto bene. Questo dovrebbe essere Giovanni Duca d'Atene. Questo è la regina Maria, anzi no, questo è suo figlio, la regina Maria è suo figlio. Qui invece è Ludovico, qui invece dovrebbe essere rappresentato il re terzo di Aragona. E qui invece suo figlio Giovanni Duca d'Atene. Re di Trinacria. Sì. E questo? Questo è Giovanni Duca d'Atene. Qui invece sono sepolti due soldati della Guardia Imperiale Bizantina. Gisliberto e Goselmo. Gisliberto era di origine francese e Goselmo di origine calabrese. Qua che c'è invece? Non lo so. Cioè... Queste cose sono ecco, sei. E senti, ma non c'è neanche una scritta che dice che qua dentro no. È seppellito un re? Sono sei. Non c'è neanche una targa, niente. Se non c'è di tu oggi a spiegarlo, non lo vede nessuno. Infatti è più facile. E qua che cosa è rappresentato? Il portale del non lo so qualcosa e questa cappella è chiusa? Questa cappella viene sì, viene usata come cappella di adorazione, la gente può Il Duomo di Catania contiene le spoglie di un re di Sicilia. Di un re di Sicilia d'Aragona, che non contiene neanche una etichetta per specificare il contenuto del. No, perché se bene infatti è tutto questo re regnò in Sicilia per quasi 40 anni, uno dei re più importanti della Sicilia. In questo momento nel Duomo di Catania non c'è neanche una targa che ricordi questo re. Questa cappella viene aperta solo per il catechismo, non la possono vedere i visitatori.